molto coperta adesso, non mi piace più, però mi dà più soldi trovati ora come ora. Molto meglio i soldi trovati che il 4% di esperienza, che comunque buttali via, per carità. Effettivamente, se si potesse trasferire il potenziamento dell'esperienza bonus su un'arma o su un altro oggetto, allora lì ti dirò che sarebbe veramente rotta la cosa. Come passo? E dove si trova più che altro? È oltre questo muro. Devo proseguire di qua. Ah, che scemo. Io anche che mi complico la vita, come al solito. No, 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 bravo. Allora, dici che ci arrivo tranquillamente con un salto? Sì, ci arrivo tranquillamente. Soldi? E un'arma verde, ovviamente. Un luogo molto tranquillo questo, eh. Ah, ci sono di nuovo le vespe. E abbiamo trovato la bussola dell'operaio. Vieni qua, per favore. L'ho già detto e lo ripeto ancora. Cercare di ammazzare queste vespe usando il cerchio è difficile. Proprio è difficile farlo. C'è un muro, scusami. C'è un muro invisibile in questo punto. Vabbè. Comunque, soldi. Ovviamente mi sembra di aver visto un oggetto. Aspetta un attimo. Ok, sì, era un oggetto. Costo di collera meno il 3%, forza 6. Non è che ci cambia più di tanto. Perfetto, oggetto missione trovato. Andiamo a prendere anche quell'ultima cesta, che contiene ovviamente soldi e un oggetto verde. Guarda, ormai è inutile anche dirlo. Wow, mi ha sorpreso, ha solo i soldi. Vabbè, buttali via come al solito. Allora, calmi tutti. Calmi tutti quanti. Prima di tutto, ovviamente, non sia mai che dentro le casse non si nascondano un po' di soldi, che sicuramente non li buttiamo. Anche i soldi trovati, effettivamente, se fosse un potenziamento che si può spostare, allora lì sì che le cose diventerebbero ancora più interessanti. Potresti farmare in zone in cui sai che il drop rate è alto. Allora i dindini non sarebbero più un problema, no? Scusa un attimo. Tu vai qua. Ah, per l'ascensore. Oh, quindi sono salito per niente in sostanza. Vabbè, prima dovevamo spostare l'altro. Meno che prima non bisogni fare qualcosa da questa parte. Grazie dell'armatura. Allora, iniziamo un attimo ad accenderlo. Poi vediamo che cosa farne. Iniziamo anche un attimo a rompere le robe qui. Ecco fatto. Allora, dobbiamo portare uno dei costrutti. Stavo dicendo, dobbiamo portare l'altro costrutto qua. Ma mi serve per il passaggio, perché bene o male con un saltino ce la faresti. Ma ehi, va bene, capisco che hai bisogno di una mano, morte. Mettiamo giù il nostro amico. Andiamo ad accendere l'altro nostro amico. Lo appoggiamo un attimo qui. Prendiamo l'altro nostro amico e facciamo salire il costrutto qua sotto. Taradaradandan. Ehi, ciao. Grazie di avermi portato qua sopra, eh. Allora, tu scendi un attimo prima che lui scenda di nuovo. Vieni con me tu. Ora, a te ti parcheggio di nuovo qua. Ecco, vai più avanti, bravo. Ora, di nuovo, scendi da questo, vai a prendere l'altro. Gli enigmi difficili del gioco, in sostanza. Questo come lo attiviamo? Bella domanda. Non lo so. Non lo so, lo dobbiamo scoprire tra poco. Credo di averlo già capito. Credo di averlo già capito. Allora, tu stai fermo qua, oh. No, dice qua. Ah, scendi.
Dicevamo, allora. Ora noi sposteremo il nostro amico da là, sicuramente. Il passaggio si chiude e si apre l'altro cancello. Quindi ora se io parcheggio lui qua e proseguiamo di nuovo indietro sulla catenozza di prima, sono abbastanza sicuro che tu sia aperto, ovviamente. E siamo arrivati ai 20 pezzettini che servì. No, è la pagina dei libri di morti. Ero convintissimo fosse l'altra cosa. Vabbè, siamo a 5 su 10 anche lì. Vabbè, buttala via. Ti giuro che ero totalmente convinto che fosse l'altro oggetto che dovevamo dare a Vulgrim. E finalmente possiamo proseguire dall'altra parte della catena e andare avanti. Eccoci qua, di nuovo all'aperto. Le creature si stanno avvicinando. La corruzione è forte in questo luogo. E questa inquadratura delle creature che si avvicinano, a cosa mi è servita? Va bene, questo vuol dire che dobbiamo andare dal muro dall'altra parte, perché di sotto è morte certa. Non è quello che dovevi fare. Non è assolutamente quello che dovevi fare, morte. Ma proprio zero totale. Allora, scendi qua. Benissimo, pensavo di cadere nel buco. Eccoci qua. Ero convintissimo che fosse caduto, ti giuro. Allora, di qua. Vabbè, le curve quando le vuoi tu, gioco, giustamente. Le curve le fai quando vuoi tu, come le dici tu. Nemici? No. Ah, ecco, sembrava strano, eh. Mi pareva strano che non fosse apparso nessuno. E state bene buoni un po' tutti. Ecco fatto. Grandi, grossi e cattivi, eh. Calmo. Madonna mia. Vedi cosa succede a farsi distrarre. Ma basta. Basta. Porca puttana. Ecco fatto. Allora, ho abbastanza collera. Tienitela la collera. Serve altra collera. Ancora. Tieni. Ecco fatto, uno è andato. Ecco te, bello in testa, duro e cattivo. Questo è il mio martello divino. Grazie di tutti i soldi che abbiamo da parte. Altro oggetto verde. Abbiamo bisogno di più pozioni di vita. C'è modo di aumentare da 5 a più? Lo spero, perché ne vorrei avere un pochino di più. Ecco qua. Quanto stanno sulle balle queste vespe. Sono troppo piccole da prendere. Allora, abbiamo bisogno del nostro amico macchinario. Qua bisogna salire di sopra. Eccoci, sempre più vicini al The Sun. Allora, tu. Ecco fatto, grazie della pallina. Andiamo dall'altra parte, perché molto probabilmente c'è un oggetto. È di nuovo la pagina del libro dei morti? Due in una zona sola? Strano. Di solito ste cose sono nascoste in più zone del mondo. Due in una sola zona ti fa pensare. Hanno voglia di sbrigarsi. Allora, una si è sbloccata. E anche questa. Perché continuo a sbagliare tasto? Cacchio. Allora, la mappa. Di qua dove siamo arrivati? Questo invece è uno shortcut, giusto?
Credo di sì. Credo che questo sia lo shortcut di prima. Questo vuol dire che di qua... boss fight. Ovviamente. Cioè, boss fight, o meglio. Ho sbagliato? Ho sbagliato. Ho attivato la mia forma mietitore. Vabbè. Alla fine è comunque servita. Minchioni quando t'accerchiano però, eh. Ecco fatto. Quelli grossi sono andati. Aia da dietro. Basta? Guarda, è stato un errore attivare la forma mietitore. Ma a questo giro ci ha salvato il culo. Ci ha salvato veramente il buco del cuore. Quindi ora che abbiamo sconfitto quei due grossi, grandi e cattivi, possiamo proseguire dall'altra parte. Zona grossa questa. Zona grossa e aperta, tra l'altro. Deve essere sicuramente importante. E sicuramente ci sarà una boss fight da fare. Vabbè, siamo pronti, no? Quelle sono le caccole esplosive? Quello è un nemico? Ovviamente, era palese che non potessi prenderlo da questa distanza. Quello era il suo vero corpo o ha rubato adesso il corpo a un costrutto che noi avremmo potuto utilizzare? Non lo so. Però è il costrutto colosso, grande, grosso e cattivo. Madonna mia, che male. Ok. Madonna mia. Benissimo, anche le onde d'urto. Poi qualche altro optional ce l'abbiamo. Comunque finché sto in aria non mi puoi fare nulla, eh? Bene o male. Ovviamente. Dov'è? Dov'è il caccolozzo? Eccolo qua. Vieni a me per favore. Non lo vedo più. Ecco fatto. Beh, devo dire che comunque ha funzionato a modo suo, no? Forza, forza, tira giù altre caccole. Dove sono? Eccola là. Aspetta che ci arrivo, aspetta che ci arrivo. Ecco fatto. Prendila, prendi. Porca troia. È esplosa nel momento più sbagliato in cui poteva esplodere. Ma per... non capisco perché mi esplodono in bocca. Porca puttana, prendila. Allora, aspetta che tanto adesso esplode. Ovviamente. E io sono senza vita. Sì, ma non è possibile. Allora aspetto qua, a sto punto. Tanto adesso esplode, eh. Te, guardalo. Dove, come e quando mi ha preso?
No, zona sbagliata. Mi dispiace. Non ti giuro che sarò io scemo. Niente. Non faccio in tempo, non faccio in tempo a fare un cazzo. Non c'è tempo. Non c'è tempo. Lui le fa esplodere prima ancora che io posso usarle. Ah. Eccola qui. Oh, e finalmente. Dai che esplode. Oh, finalmente. Ok, si è già ripreso e io sto per morire. Se sopravviviamo è un miracolo. Guarda con quanta vita ci abbiamo, siamo rimasti. Ah. Prendi, prendilo, prendilo. Preso, perfetto. Esplodi. Ok. Io veramente... Come? Era morto! Era morto! Non gli era rimasta vita! Dio mio! L'odio totale per queste cose! Certo, ora mi devo rifare anche la battaglia, beh, bene. Vabbè, tanto era battaglia fatta, avevamo vinto. Vi rimetto il pezzo in culo, ammazzo, in sostanza. Eccoci! Di nuovo qua! E a sto giro... Vittoria ottenuta. Molto più semplice a sto giro, devo essere sincero. Che posa figa. Ascia scheletrica della lacerazione. Va bene. Vediamo quant'è questo poco danno però. Siamo già arrivati alla fine? Quello è il cancello che c'era anche in Darksiders 1. Il tempio perduto, completata. Vediamo l'ascia. Ah già, posso usarla, perfetto. Però il bastone ancora no. 134, 159, 191, 200. Danni colpo critico, lacerazione. Vediamo. Vediamo come funziona. Non lo so, vediamo se effettivamente ci rifà ricaricare la vita in modo intelligente o meno. Perché se è una ciofega la lasciamo da parte. Prima di aprire il cancellone però, ecco un forziere. Ovviamente. Ed ecco il secondo forziere. Soldi? E anche un oggettino verde che mi sa che era un amuleto. Vediamo, difesa, esperienza. Va bene, questo è ottimo. Arcano. Questo ci aumenta la forza, quindi vai tu. E tu non servi a granché, perfetto. Ehi cancello, apriti per favore. Dove mi devo mettere? Ecco qua. Ah, così? Grazie di avermi risvegliato. Non dice nulla, va via. Vabbè. Grazie. Ah no, parla. Mi duole la pietra. Provi dolore, custode, ma non sei corrotto. Non ancora. Corrotto? Allora non era un sogno. No, mi spiace. I creatori hanno bisogno di me. Esatto. I creatori dicono che sai dov'è la fonderia e che lì dentro c'è un guardiano. La fonderia, sì. È qui che sono stato forgiato. Ma era andata persa. E ora? Ti servirà il mio aiuto.
Sono qui per quello. Il tuo sonno? La corruzione dilaga nel tuo regno e tu dormi. La pietra è pesante. Riposare è più facile. Ha il sonno pesante lui, eh? Nei sogni posso ancora muovermi. Nei miei sogni sono fatto di carne. Beh, sono sogni. Questo posto cos'era? Io non posso dirtelo. Perché no? Ce l'ho sulla punta della lingua. Ma? Sembra che la mia lingua sia altrove. Ma va a cagare. Sei antico? Sì. Vabbè. Torniamo a casa allora, no? Andiamo. Aspetta, piccolo. Piccolo. Ah, ok. Stavo chiedendo dove stesse andando. Mentre dormivo, ho sentito il guardiano entrare nei miei sogni. Guarda l'occhio di Sauron dietro. È il più forte di noi tutti, ma il suo cuore è famelico. Il guardiano è creato per distruggere. Ha molto in comune con la corruzione. E perché gli antichi l'hanno creato? Devi parlare con Haidard e riconciliarti con lui prima di passare oltre. Grazie. Potremmo non tornare più indietro. Sai che novità. Allora, prima di tutto, è ingiusto che mi hai fatto tornare subito qua. Ah, bene, il nostro amico se n'è pure andato. Bravo, bene, ci aspetta anche lui, eh. Naggia te. E seconda cosa, oltre questa zona c'era una cesta. Ovviamente, cosa devi fare? Rifarti il percorso per andartela a prendere. Volevate fare i furbi, eh? Volevate che io non prendessi questa cesta, eh? Maledetti voi e la vostra stupida furbizia. Wow, ah ok, pareva strano che ci fosse solo una pozione. Pareva veramente uno spreco addirittura. Oggetto viola che... Ok, un talismano dell'incantatore. Probabilità di colpo critico, critico arcano. Danni da critico arcano. Denaro trovato. Quanto denaro troviamo noi? L'11%. L'11% non è sto granché. Quindi ti direi anche che va bene a questo punto. Va bene, si torna a casa.